Tolleranza zero verso gli inquinatori. Il comune di Salerno lancia una nuova offensiva contro i cittadini indisciplinati. A far preoccupare il calo della percentuale di raccolta differenziata in città, ma non è l'unico fronte aperto. Sempre più spesso, infatti, bisogna fare i conti anche con furti del materiale separato. Prima carta e cartone, poi anche gli abiti usati. L'assessore all'ambiente Angelo Caramanno ribadisce che da questo punto di vista il comune di Salerno non intende abbassare la guardia. La raccolta differenziata ha avuto un attimo di, di distanza. Chiamiamolo così, che noi dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare in due modi: uno sollecitando l'attenzione dei nostri concittadini, dall'altro lato ci sono un paio di fenomeni così a latere che un po' riguardano qualche disservizio che pure aggiusteremo, stiamo già aggiustando. Qualche fenomeno paranormale, vedi furti e cose di questo genere che pur incidono, e su questo siamo intervenuti anche in maniera abbastanza marcata. Con la Polizia Municipale abbiamo fatto altro e siamo riusciti nel giro di due settimane a effettuare due sequestri del materiale. Io speravo anche, ad onore del vero, nel sequestro dei veicoli, che spero che si possa quanto prima verificare se è possibile. Vedo borderline due fenomeni insomma che si muovono: da un lato c'è quello dell'adruncolo che rompe le buste, questo capita anche quando c'è il deposito degli abiti, dall'altro lato c'è un problema proprio di queste nuove povertà che pur incidono su questi furti.